Ciao ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Quest'oggi finalmente andiamo a riscattare tutte le singole ricompense che sono racchiuse all'interno del pass battaglia stagione 3, capitolo 5. Non vedevo l'ora di raggiungere il livello... Perché stava flexando le corone il mio personaggio? Non vedevo l'ora di raggiungere la soglia del livello 100 per avere le stelle necessarie per andare a coprire e quindi riscattare tutte le singole ricompense, tutti gli item presenti in questo nuovissimo pass battaglia. Da precisare una cosa, non mi fa impazzire quasi nessuna skin di questo pass. Sono sincero, forse potrebbe salvarsi la bombarola, ma di altro, oddio, c'è il Mr. Pisellino lì, come si chiama, P-Boy. Abbiamo lei, che la sto utilizzando praticamente da inizio season, ma perché è proprio la skin che ti si sblocca in automatico acquistando il pass battaglia o attivandolo. Mi raccomando, prima di cominciare, un bel pollicione all'insù e codigo Martex e la tienda The Fortnite, se volete sostenere il canale. Un grazie infinito a tutti coloro che lo riaggiorneranno, scade ogni 14 giorni. Quindi partiamo subito e andiamo a riguardare quelle che sono tutte le ricompense, perché vi giuro, ok, la season è cominciata da circa una settimana, ma mi sono totalmente dimenticato di quello che abbiamo qui quest'oggi. L'emote mi è sempre... Ok. Questi emote mi piace, ragazzi. È una sorta di build up. Mi piace. Ok, abbiamo la seconda pagina della macchinista. Ragazzi, qual è il vostro boss preferito? Secondo voi qual è il boss proprio per cui vale la pena lendare in ogni singolo match al suo land? Lendare al suo land. Sì, anche se hanno fatto una cosa carina in questa stagione, ovvero farli spostare. Non abbiamo i boss che sono sempre fissi in un POI, bensì in determinate partite li troviamo nei loro luoghi di presidio, in altri invece vanno a zona sulla mappa. Questa mi piace, ragazzi miei, emote copyrightata. Credo che come base musicale abbiamo i Metallica, fantastico. E Ruggine revisionato. Vabbè, facciamo una cosa, ragazzi, andiamo alla fine, sì. 14esima pagina, facciamo riscatta ed eccole qui. No, non ce la posso fare, ragazzi. Non ce la posso fare, finalmente. Abbiamo il Don, con la sua emote integrata che va a cambiare, fighissimo. Riscattiamo ogni singola ricompensa delle 14 pagine. Vi ricordo che questo pass terminerà il 16 agosto alle 8 del mattino. 16 agosto, ragazzi miei, quindi di tempo ne avete, soprattutto perché sarà una di quelle season che molto probabilmente giocherete di meno. Vabbè, ma comunque sia, le auto le hanno nerfate, ragazzi miei. Potete tornare in partita, tranquillissimi. Le hanno nerfate, adesso vanno giù. Non si rigenera la vita delle auto, quindi sì, c'è stato un nerf bello pesante. Riscatto ricompense, buongiorno. Vediamo se riusciamo a portarcele nell'armadietto. Ai 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 ai. Volevo fare una sola cosa. Una sola. Non volevo fare altro. Si è verificato un errore durante la comunicazione con i server di gioco. Ma guarda caso, proprio quando ho cliccato lì su riscatta ricompense, perché mai? Che è successo? Ma stiamo scherzando? Ragazzi, un bel pollicione all'insù. Un bel... No, ma questo è Martex. Questo è Martex che porta. Adesso fatemi sapere qua sotto tra i commenti a quanti è accaduta questa cosa. Posso magari riscattarne 13? Vediamo. 13, dai, no, non 14, eh. Manco una. Una sola pagina. Questa va. E vabbè, ragazzi miei, il video è finito e ci becchiamo in live bots. Mi raccomando, non mancate, è stato un piacere infinito scoprire tutte le ricompense di questo pass insieme a voi. No, fatemi riavviare, dai. Proviamo a riavviare, vuoi uscire da Fortnite? Sì. Oh, forse me la date, raga. No, 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 no. Che cosa brutta. Meno male che sto registrando. Guardate, raga, è un odio. È un odio, è un odio. È un qualcosa esagerato comunque con questo game. No, io non ho parole. Manco la schermata per assaporarle singolarmente lì nel menu principale. Non ci posso credere, ragazzi. Ma solo a me possono capitare queste cose. Ragazzi miei, io non ho parole per descrivere questo gioco. Guardate, me l'ha riscattato, ovviamente. Fantastico. Guarda, non ho più voglia di farle. Mamma mia, non ce la posso fare, raga. Non ce la posso fare. Me le ha riscattate, come giusto che sia. Sì, Ripperotti. Che dire, è stato fantastico, ragazzi. E io che mi volevo godere paginetta per paginetta con il riscatto, lì la voce riscatta sotto al singolo item. Vabbè, facciamo una cosa, ragazzi. Allora, non ci perdiamo, non ci perdiamo. Il Don
sa che me l'ha già equipaggiato. Questo lo equipaggio. Che è meraviglioso. Questo deltaplano è davvero fantastico, cavalcabile come i primi deltaplani cavalcabili della stagione 2, capitolo 2. Equipaggiamolo. I back ne abbiamo riscattato, sì, sì, parecchi. E lui... raga, il martellone è sempre presente. Sempre, sempre, sempre. Anzi, ogni presente. Andiamo, vediamo sti mod. Dio. No, raga. Spettacolo! Mi dite che non ha copyright sta traccia. È bellissimo. Non dovrebbe essere serie di icone. Non dovrebbe, raga. Comunque qui ve lo dico. A mio parere potrebbero fare una collab con il Burning Man. Han fatto Coachella, manca Tomorrowland, manca l'Ultra Music Festival. Ma con questa combinazione di Fallout, Mad Max, tema e bioma desertico, deserto, una bella collab ad incastrarla perfettamente con The Burning Man, che sarebbe un festival, ragazzi miei. A mio parere ci starebbe tantissimo. Qui abbiamo la sezione Fallout che ce l'ha riscattata, ovviamente. Sapete che arriveranno altre skin nozze a tema Fallout in un futuro prossimo, non so quando, ma comunque a breve. E ci sarà anche un backpack dedicato al Fallout Boy. Non so se si chiami così, ma comunque sia all'omino che fa il pollicione all'insù. Bello, bello, bello. Vediamo questo. Ah, le emote sono belle. Le emote sono davvero belle, ragazzi. Mi dispiace non averle fatte vedere in una maniera parecchio carina. Mannaggia a loro, mannaggia. Viste... Che bella, questa è davvero fantastica. Ok, abbiamo il backpack, il P-Body, eccolo qui. E poi ruggine, vabbè, ruggine super revisionato. Non revisionato, ma super, 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 super. Abbiamo questi mod, fantastica. Ma non era copyrettata prima, scusate. Prima non mi ha fatto sentire l'audio. Qui possiamo riscattare qualcosina. Ai 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 ai. E aspetta, aspetta, aspetta. Riscatta pagine, vai. Bello. No, 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 no. Voglio riscattare solo questo, vai. Riscatta ricompensa. Wow. Ce l'ha data, ragazzi. L'unica ricompensa ottenuta tramite schermata. Eccovela qui, fantastico. Equipaggio. Il megalodon, il megalodon. Quindi non posso andare avanti perché c'ho 15 stelle. Ma in realtà questa la potrei riscattare. Ok, e questo qui pure. No, ma perché? Ah, c'ho 10 stelle. E quindi mi posso riscattare il V-Buck. Va bene, dai. Grazie mille. 100 V-Buck non fanno mai male. Primo 8320 V-Buck. Alright. Magneto credo che sia una di quelle skin collab a livello di skin segreta che non la vedo proprio bene. Ragazzi miei, per il momento è tutto, vi giuro. Mi ha dato fastidissimo aver mostrato le skin del pass in questa maniera. Non lo so, non le ho proprio sentite. Noi comunque sì, ci becchiamo più tardi in live. Mi raccomando, non mancate. Che bella che è lei. Molto. Molto bella, ovviamente senza casco. Guarda qui, mi raccomando, non mancate perché andiamo a fare tante belle vittorie reali assieme. È stato un piacere infinito. Codigo Martex e la tienda The Fortnite, come sempre. Un piacere infinito da parte mia. Come al solito, un bel.